Come abbiamo visto nella lezione precedente, il primo di ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lanciò nello spazio la prima sonda spaziale ad orbitare intorno alla Terra. E a seguito di questo successo altre missioni spaziali vennero lanciate nello spazio dall'Unione Sovietica negli anni a seguire. Però proprio perché in quel periodo esisteva una guerra fredda tra le due più grandi potenze mondiali, cioè gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, ecco che anche gli americani vollero entrare in competizione con l'Unione Sovietica per conquistare sia lo spazio, ma soprattutto per raggiungere la Luna con delle sonde spaziali sia automatiche che con equipaggio umano. E qui iniziò praticamente una corsa che aveva più un sapore di tipo politico che di tipo scientifico, perché in realtà con il senno di poi noi vedremo che i risultati scientifici che si sono ottenuti dalle missioni sulla Luna sono stati relativamente pochi rispetto al prestigio che avrebbero dato in campo politico queste missioni spaziali. Quindi iniziò una accesa competizione tra questi due stati e gli Stati Uniti d'America replicarono subito dopo pochi mesi, cioè al primo di febbraio del 1958, mandando anche loro nello spazio intorno alla Terra il satellite Explorer 1. Questo satellite, seguito da altri satelliti, fu in grado di mettere in evidenza per la prima volta l'esistenza delle famose fasce di Van Allen. Cioè sono quelle fasce costituite da particelle cariche molto energetiche che disturbano praticamente la trasmissione dei dati dalle sonde spaziali verso Terra e viceversa, proprio perché costituiscono una specie di scudo per le trasmissioni e un pericolo per l'integrità dei pannelli solari che sono presenti su queste sonde spaziali che debbono fornire energia elettrica a tutto il sistema. Quindi diciamo che con il successo dell'Explorer 1 e quindi con la scoperta da parte del professor Van Allen di queste fasce, l'America si galvanizzò e cercò di andare avanti realizzando il progetto, o meglio il programma di sonde spaziali Ranger e delle sonde spaziali Pioneer, di cui abbiamo già parlato diffusamente nella lezione precedente. Tuttavia gli americani, molto ambiziosi, vollero essere i primi a mettere il piede sulla Luna, al punto che il 25 maggio del 1961 il presidente americano John Fitzgerald Kennedy fece un discorso e promise agli Stati Uniti d'America che un uomo americano sarebbe sceso sulla superficie lunare entro la fine degli anni 60. Ebbene, si è proprio visto che questa promessa è stata mantenuta, perché da quel giorno aumentarono gli investimenti sia di tipo economico che di tipo umano, proprio finalizzati alla conquista della Luna da parte dell'uomo. E quindi diciamo che l'America era molto convinta di poter mandare un uomo sulla Luna entro il 1970. In questo senso l'America stanziò molti soldi per realizzare questo progetto che, come vediamo tra poco, viene chiamato appunto programma Apollo. Basti pensare che nel 1960 gli investimenti per le missioni spaziali ammontavano a circa 500 milioni di dollari, ma questi investimenti furono incrementati notevolmente per arrivare fino a 5,2 miliardi di dollari nel 1965, quindi pochi anni prima della discesa dell'uomo americano sulla Luna. Ma come era congegnata questa missione che doveva portare l'uomo sulla Luna, o meglio portare due uomini sulla Luna e uno doveva rimanere in orbita ad aspettare i compagni che terminassero la missione per poi ritornare tutte e tre a Terra? Ecco, allora,
per descrivere bene in dettaglio questa missione dobbiamo innanzitutto analizzare i componenti balistici della missione, cioè che cosa serviva per poter mandare una navicella spaziale sulla Luna. Innanzitutto serviva un missile molto potente. Questo missile molto potente lo realizzarono e fu chiamato Saturno 5, Saturn 5, ed era una struttura, un cilindro praticamente alto 110 metri, quindi alto quasi quanto i maggiori monumenti che abbiamo qui in Italia, avente un diametro di circa 10 metri. E tutta questa struttura pesava ben 3.000 tonnellate, infatti consumava 15 tonnellate al secondo questo missile, proprio per poter fornire la spinta necessaria alla navicella per arrivare sulla Luna o in prossimità della Luna. Come era costituito questo Saturno 5? Era costituito da tre stadi sostanzialmente. Il primo stadio era costituito da 5 motori F1, il secondo stadio era costituito da 5 motori J2 ed il terzo stadio era costituito da un motore J2 analogo a quelli del secondo stadio. Questi stadi dovevano fornire la spinta alla navicella spaziale per poterla portare prima su di un'orbita bassa a circa 185 km della superficie terrestre, quindi un'orbita più o meno circolare e di parcheggio così chiamata. Poi l'ultimo stadio, il terzo stadio, doveva fornire la spinta finale per passare appunto dall'orbita bassa terrestre all'orbita che l'avrebbe poi portato in prossimità della Luna, chiamata appunto orbita di trasferimento. Questa missione era in grado di portare ben 113 tonnellate in orbita bassa, quindi dovete immaginare che tutto questo missile Saturno 5 doveva entrare prima in orbita e poi l'ultimo stadio doveva dare la spinta per poterlo mandare in prossimità della Luna. E quindi l'ultimo stadio doveva poi dare una spinta tale da portare 41 tonnellate in direzione della Luna. Quindi era un'impresa effettivamente molto complicata. Diciamo che il Saturno era soltanto però il missile che dava la spinta alla navicella spaziale per poter arrivare sulla Luna. Ma la navicella spaziale era costituita da due unità, una unità che veniva chiamata modulo di comando, che era effettivamente l'unità abitativa dove risiedevano i tre astronauti, più un modulo di servizio chiamato SM, che rappresentava la parte propulsiva della capsula Apollo, che era situata sulla sommità del modulo di servizio. Come abbiamo detto, il terzo stadio era in grado di mandare la navicella Apollo, quindi modulo di comando e modulo di servizio, su di un'orbita di trasferimento e la spinta che forniva il terzo stadio portava praticamente la velocità della navicella e quindi del terzo stadio incorporato da 8 km al secondo a circa 11 km al secondo, proprio per far sì che potesse sfuggire dal campo gravitazionale terrestre per avvicinarsi alla superficie lunare. All'interno del modulo di servizio, che pesava 24 tonnellate e aveva delle dimensioni di questo genere, 5 metri di lunghezza e 4 metri circa di diametro, conteneva il propellente che serviva poi per correggere ulteriormente l'orbita indirizzata verso la Luna per far sì che tutto questo sistema, modulo di servizio e modulo di comando, riuscisse ad arrivare in prossimità della Luna e quindi con questo razzo finale fare decelerare la velocità di tutto questo sistema affinché potesse inserirsi in orbita intorno alla Luna. La capsula Apollo invece era appunto questa capsula a forma di tronco
di cono appunto del diametro di circa 4 metri con un volume di circa 6 metri cubi e mezzo, quindi uno spazio abbastanza angusto per i tre astronauti, ed era costituita sostanzialmente da uno strato esterno di acciaio e di alluminio, al cui interno c'era una struttura a nido d'ape in maniera da mantenere diciamo un isolamento rispetto allo spazio esterno abbastanza buono, in maniera che la capsula non si raffreddasse e si riscaldasse troppo a seguito appunto degli sbalzi di temperatura che si possono avere nello spazio. Questa capsula era dotata di due portelloni, uno diciamo localizzato sulla fiancata della navicella stessa, ed era corredato da cinque finestre che avevano appunto lo scopo di vedere lo spazio esterno. Alla sommità della capsula stessa c'era un'altra botola che doveva poi servire agli astronauti per passare dall'interno della capsula Apollo alla capsula di allunaggio vera e propria chiamata LEM, che vedremo tra breve, e quindi attraverso questa botola i due astronauti si dovevano poi trasferire appunto dall'Apollo alla LEM. Sopra questa capsula, diciamo ancora prima che raggiungesse l'orbita della Terra, c'era questa torretta di salvataggio. Cioè questa torretta di salvataggio, che era piazzata proprio in cima alla capsula Apollo, doveva servire nel caso in cui il Saturno V non sarebbe stato in grado di portare in orbita la navicella spaziale. Quindi era un sistema di sicurezza che era stato appunto previsto nel caso in cui il Saturno V non funzionasse e quindi avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita degli astronauti. Quindi questa torretta di salvataggio, costituita da un piccolo missile sulla sommità, doveva praticamente distaccare la capsula da tutto il resto del Saturno V e quindi farla poi ammarrare nell'Oceano Atlantico tramite un paracadute di salvataggio. Chiaramente una volta raggiunta l'orbita intorno alla Terra, questa torretta di salvataggio costituita appunto da questo missile veniva distaccata e lasciata al suo destino, mentre tutto il sistema doveva continuare il suo viaggio su un'orbita particolare che adesso vedremo e che avrebbe portato appunto la sonda spaziale in prossimità della Luna. Come abbiamo detto, il programma Apollo era costituito dal Saturno V, che rappresenta appunto il missile in grado di mandare questo sistema, modulo di controllo e modulo di servizio, in prossimità della Luna. Però il progetto prevedeva che la capsula Apollo, una volta arrivata intorno alla Luna, doveva restare intorno alla Luna ma non scendere sulla superficie lunare. E per poter scendere sulla superficie lunare si doveva fare ricorso ad un'altra capsula chiamata appunto LEM, che aveva una forma piuttosto insolita. Aveva un modulo di discesa, struttura ottagonale, delle dimensioni di 4,12 metri per 1,65 metri e pesava circa 10 tonnellate. Praticamente all'interno di questa struttura c'era tutto il propellente per far sì che il LEM con due astronauti a bordo potesse scendere sulla superficie della Luna dolcemente e quindi atterrare tranquillamente. Il volume della parte abitativa di questa sonda, che veniva poi chiamato modulo di ascesa perché anche questo sistema conteneva dei razzi che avrebbero permesso a questa unità, diciamo a forma così irregolare, di lasciare la superficie della Luna dopo la missione. Il volume di questa unità di ascesa
era di 4,5 metri cubi, quindi uno spazio veramente piccolo per due astronauti, aveva un peso di 4,5 tonnellate ed era munita da due finestre di tipo triangolare che permettevano agli astronauti di osservare la superficie lunare man mano che si avvicinavano alla superficie stessa. Ecco, queste, diciamo, in grandi linee sono i componenti balistici della missione Apollo, quindi Saturno 5, navicella Apollo costituita dal modulo di comando, dal modulo di servizio e il LEM che era la parte che doveva scendere sulla superficie lunare e poi ulteriormente ripartire dalla superficie lunare per andarsi nuovamente ad agganciare con la capsula Apollo che si trovava ad orbitare intorno alla Luna.